Come si fa nell'esercitazione 6 a fare appunto questa lavorazione? Va bene? Questo è un po' il contento, realizzare questa vite nella 6. Allora, o ci si mette lì e si realizza come sapete, chiaro? Però ci vuole una norma, o si lascia una strada molto più semplice, che è usare le toolbox di Chi ci aveva dato SolidWorks, va bene? Allora, con le toolbox cosa si fa? Si evita tutto, si va in, si va a cliccare le toolbox che si trovano in modo particolare. Vediamo se voglio tornare Ah, da però ci deve me. fare anche vedere come si fa a aggiungere l'aggiunta. Allora, le toolbox sono qua. Allora, si va in, si va nelle toolbox. Vedete? Poi si va a cercare le ISO, perché noi disegniamo secondo delle ISO. Andiamo a cercare il gruppo che ci interessa, bulloni e viti, e andiamo a cercare i bulloni che ci interessano. Va bene? Ora, qui sopra è riportato tutta la serie di bulloni che abbiamo. Bulloni e viti a testa esagonale. Guardiamo se è quello. No. Ecco, vite a testa cilindrica un cavo esagonale e non va bene. Perché questo bullone e vite a testa esagonale, bullone e vite a testa esagonale, bullone strutturale, bullone un cavo di grano no, il grano no. Questi vedete non sono. Visi un cavo esagonale, eccole qua, va bene? Ok? Vedo? Inserisco. A questo punto cosa faccio? Scelgo il bulone, è questo. Quando l'ho scelto, tasto destro, crea parte. Vado a scegliere sulla parte sinistra che bulone voglio. Allora, devo scegliere. L'M, M6, M8, M20. Ora io qui, questa è la parte diciamo che abbiamo visto l'altra volta, no? Io vi c'è due modi. Di quanto sarà questo bulone? In scala, se questo è 10, mi aspetto che questo sia 6. Io, come l'altra volta vi feci vedere, posso fare anche una proporzione per vedere come fare a trovare le dimensioni, va bene? Ok? La lunghezza non ho un riferimento, anche qui questo è 10, questo è almeno due volte, quindi almeno 20. Poi dipende da che spessore farò questo, perché come vedete deve in parte prendere, deve avere una presa sicura. Quindi mettiamo, faccia 20, 25, poi devo seguire anche la norma. Quindi, ora qui questo già lui mi dà pezzi a norma, quindi comincio a dire M6, lunghezza, mi dà già i valori normalizzati, quindi 20, 22 non posso pigliare. Qui, prendo 20, va bene? Ok? Visualizzazione filettatura cosmetica. Va bene, almeno la vedo meglio. Questo bulone è parzialmente filettato, ma mi va bene, perché la filettatura è in fondo. Ok? Se no devo cambiare tipo di bulone. Se non mi va bene, devo cambiare tipo di bulone se lo voglio fino in fondo, va bene? E questo è quanto, vedete? E questo qua avete già fatto. Confermate e avete il vostro bulone, va bene? Ok? Dove l'ha messo? Eh? No, me l'ha messo da un'altra parte, c'è un altro, lo ha creato un altro foglio di bulone, eccolo Però qua. viene messo da un'altra No, ha parte. creato un altro, proprio un altro disegno, eccolo qua, va bene? Aspetta, potrei chiedere una cosa? Sì, a questo Ma punto. ci può vedere come aggiungere l'aggiunta del toolbox, quello con i pezzi? Lo fa vedere come? Sì, aggiungere l'aggiunta a partire Sì, dalle cose, ora però. lo può vedere. Ma perché io ho provato, non so come fare. Volevo vedere una cosa sola e poi arrivo, Sì. Qui vedete che ha costruito il blocco, è come avesse costruito un disegno.
Chiaramente se volessi modificare la lunghezza o mi metto, oppure se no rientro dentro e ne fa un'altra, va bene, questo lo salvo, fai, salva un nome e lo chiamo vite testa esagonale, va bene? Salva, ok? Bene, mi chiedevi ora come ho fatto ad entrare qui Come dentro si il fa? toolbox? Cioè, come si fa a metterlo? Perché ci ha mandato una licenza, però non so come fa a metterlo. Tu installi tutto da capo e tu lo metti. Tu vai praticamente qui, programmi, applicazione e funzionalità. Tu vai a cercare il SolidWorks. Modifica. Sì. Ok. Modificare l'installazione. E tu cambi la licenza che ti ho dato Ah, va messo in progetto 3D la licenza nuova. io. Sì, tu vai tutta SolidWorks, sì. SolidWorks Ah, lì. ok, Tu la ho metti detto. solo qui. Quell'altra tu le levi tutte se tu ce l'avessi per sbaglio perché non servono. Tu metti la licenza che ti ho dato io, tu vai avanti e tu reinstalli la licenza nuova. E lo aggiungi nel toolbox. Va bene. Non sapevo dove metterlo, proprio ho Ok? sbagliato. Ora a posto? Sì, grazie. Bene. Allora, andiamo avanti. Possiamo fare questo stelo filettato, la testa. Anche qui abbiamo delle indicazioni, va bene? Quindi, quanto lo devo fare lungo questa vite? Bene, fa la finestra. Questa Sono che ha fatto la vite qui, fissa. componente Di che 2. norma ci fa questa quella? Non ha visto tutta la... C'è il video, comunque. No, stavo facendo il computer. C'è il video. Fatto apposta il video. Poi abbiamo il... Come si fa a vedere le proporzioni? Ve lo faccio vedere l'altra volta, va bene. Uno si mette lì in piano o lo fa direttamente a mano, lo fa col computer, uno sceglie un po' la via migliore, no? Se si può fare delle proporzioni, se questo qui è 10, lo disegno, lo vuoto. E viene 6,12. Quanto sarà questo qua? Lo vuoto. Questa è una tecnica mia, magari non è giusta. No, 53, quindi è circa 10 volte. È chiaro, è 9 volte. 9 volte è 90, fatelo 90. proprio io ho fatto delle dimensioni assurde, fatte 120 cose. Ma l'avevi fatto così? Quindi Sì. questo è 90, questo quant'è? Questo è 12 due volte, ed è 20, e poi il resto li fa un po' comodo, va bene? 20 e 90, va bene? Quindi 90 e 20, ok? A questo punto, per disegnare questo, sposto il disegno. Qui cancello tutto, lo segno da una parte magari, porto via questo e mi fa tutti i miei disegni. Va bene, allora io prendo, comincio, lo fa sempre per rivoluzione, riparti sonde, ma è da rivoluzionarle sempre. Mi disegno la mia vite è fatta da questo ripartino. Contro l'uno, mettetevi sempre diritto il tappo, lo smusso, vengo alto, vengo alto, vengo alto, vado alto, lo smusso, pure lo ho a diritto e poi lo fondo, va bene? Tappo. Poi cosa faccio? Vuoto, si è detto che questo qui 20, 9 volte 90. 90,
Questo qui è, diciamolo, 4, ok? Questo qui è 10, quindi 5, e questo qui facciamolo 7. Possiamo usare anche se non ho fatto, insomma, ok. Questo qui lo posso fare. Questo levo, questo punto coincidente. Ok, bene, a questo punto sono a posto, mi resta lo svaso sopra, ho uno svaso qui 1 mm di 45, musso 1 a 45. Ok, perfetto. Questo qui lo rivuoto, lo fo di a caso di 6. Quindi viene 3. Ok, a questo punto posso andare a fare la rivoluzione. Esco, estrusione base rivoluzione. Bene. Me l'ha già preso lui, la retta di genere. Va. A questo punto, fuori la filettatura osmetica, inserisci annotazioni, dettagli, filettatura osmetica, ok. Poi, fo, inserisci annotazioni, filettatura osmetica. Impostazioni filettatura, basta dire bordo, lo riconosce M10, infatti M10. lo riconosce, fino alla prossima, va Possiamo bene. selezionare anche noi M10. Eh? Se si seleziona noi e non si sceglie Che bordo. qualcosa non funziona. Non ti sa sbagliare il cerchio, lui la riconoscerà. Ah, ok. E qui ti sei a posto. Resta da fare ora il foro. Per fare il foro, geometria di riferimento, piano. Tu ti prendi tangente a questo, poi l'uno l'hai definito, tu vai a cercare, tanto il foro non è importante dove è posizionato, tu vai a cercare un piano standard, per esempio questo, tu gli dici parallelo o perpendicolare, no, perpendicolare no, parallelo, ok, e lì tu ci vai a creare il foro, va bene? Tu ti metti su questo piano, tu ti metti su questo piano. Tu selezioni, tu converti l'entità per i piatti dei riferimenti, se non tu hai riferimento su cui disegnarlo, tu ti segni la mezzeria, e almeno tu posizioni perfettamente dove fai il foro, va bene? Ti sei creato un riferimento. Il foro di quanto lo fo? Supponendo che questo sia 10, anche questo lo posso fare come la vite di 6. Bisognerebbe andare a vedere per avere interferenza di quanto devo fare il foro sul perno. Quindi poi dalle norme, ma vai, questo perché un perno è giusto parlare di spina perché sta bloccato, quindi è esercitazione di segno, perne Norme e spine, norme perne e spine. Vado a cercarmi il perno e la spina, spine coniche, no, e
questo lo si dà là. Si dà la unicità. Va bene? Allora, trasformazione di un foro cilindro in foro conico atto a contenere una spina conica di un certo diametro e lunghezza può provare una giratura. Questo va bene, è come forare. Spine cilindriche, eccola qua. Temprate e non temprate. Di 6. Va da 14 a 60. E qui vi dà il C. Questo lo facciamo dopo. Vediamo se si trova il foro. Numero da allora diametro spina si è detto di 6 e quindi vedete la lunghezza spina da inserire in base alla lunghezza, vedete, più che è lunga più che più che lungo il foro da fare, più che cosa, qui non lo riporta direttamente, va bene? Ora qui pensare di bloccare per interferenza è un po' un problema, perché qual è il problema? Quando tu inserisci la spina solitamente va su un foro scemo, no? Allora non c'è problema, ma in questo caso, se io devo inserire tutto, c'è il rischio che dopo la prima parte perda un po' di interferenza, cioè si continua a forzarlo, quindi questo può essere un piccolo problema. O fa una spina conica così lunga, per cui la unicità piano piano va a allargare e trova il foro, chiaro? Se no qui conviene immaginarsi di avere un profilo forato normale, inserire dentro il perno, o meglio in questo caso la spina, però si aggiova, diventa un perno, il perno, e può bloccarlo in qualche altro modo, perché immaginare di bloccarlo per interferenza, questo non è facilissimo, va bene? Oppure, diciamo, faccio io un foro, lo suppongo, di 5,9 con interferenza leggera, perché sennò rischio di non montarlo, va bene? Quindi io il foro lo posso fare... che qui la norma di fatto non mi aiuta, ma aiuta sulle spine, vanno su fuoriscene, allora sì, ma qui non ha senso, perché la spina entra e continua a entrare, ma di solito la spina entra e interferenza, ma si blocca il foro. Qui invece è più giusto parlare di una piccola interferenza, quindi questo posso farlo di 5,9, ok? Bene, a questo punto esco, estrudo, questo è facile, va bene, estrudo tutto, passante e a posto, va bene? Quindi anche questi sono a posto, ok? File salva. Vite di estrazione. Bene, a questo punto si può fare il perno è troppo lungo, lo farò di 50-60, va bene, a vedere la proporzione, 60, quindi esco, schizzo, file, nuovo, parte, piano frontale, mo schizzo, linea, davvero. Quant'è che lo blocca la registrazione? Ma mi sa proprio quando comincia il disegno, questo qua. Alla sfera ho messo di farlo. Sì, è. Sì, ma poi via, la sfera l'ho bella registrata. Poi sto proprio non la riattivata. No, l'ha riattivata, l'ha riattivata. No, questo se mai lo bloccavo via alla vite. Allora, a questo punto...
Il perno va bene anche qui, seguite magari il perno, c'ha una logica, c'ha uno smusso, se no questo è un pezzo ovviamente potete fare di un merch, va bene. Il punto C prevede 15 e C, C è su un perno di 6, 1 e 20, va bene, quindi prevedete, prevedete una linea inclinata, quota, di 15, e poi prevedete 1,20. Ok. Questo punto e questo punto coincidente, ok. A questo punto, scusate, tagliate a corsa entità, ok, scusate, questo è facile, va bene, perno di 6, quindi fai di 3, ok, per fare dalla parte di là, siccome lo voglio fare di 60, lo fo di 30, quota. E poi lo specchio, va bene? In modo mi specchio anche su questa parte qua. Questo può fare come volete, ma è. A me neanche lo smusso mi sto rifando. Questo a questo punto lo posso levare. Sì. Va bene, lo posate. Ovviamente vi abbia la posatura, magari ribattete della sicurezza. Ok, a questo punto si può rivoluzionare per il fatto. Funzioni. Esclusione base rivoluzione. Ok. E questo è fatto. Va bene. File. Salva un nome. Perno. Allora qui forse sarà aperta una parte della registrazione, facciamo velocemente rivedere un attimo il passaggio, modifica, annulla taglio estruso, modifica, annulla, modifica, allora si crea il piano, modifica, annulla schizzo, 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 annulla schizzo, si crea un piano che deve essere, esco dallo schizzo, il piano deve essere tangente alla superficie e parallelo a un piano preso come riferimento e prendo da qui, va bene? L'importante è che sia in un piano così, ok. A questo punto si va a creare nel piano lo schizzo, si va a convertire le linee, si converte le linee, diciamo, mi interessa avere come riferimento, si crea la linea di mezzeria, si crea un riferimento sul cerchio e si va a creare ovviamente il foro. Il foro si va a quotare leggermente più piccolo della, del perno, e quando si va a acquisare il 5,90 si voterà meno meno, perché se no non ci va interferenza, se vuoto l'intervallo più e meno, se è più mi si sguazza dentro il perno, va bene?
poi dipende anche da che perno prendo e tolleranza e tutto. A questo punto esco, taglio estruso, 1, 2, passante, ok. Bene, e poi lo salviamo, va bene? E questo l'abbiamo già salvato. Ok. A questo punto ci resta da fare i bracci. Ok, andiamo avanti, quelli sono i pezzi del disegno. Disegniamo la parte superiore, va bene, per disegnare la parte superiore è una parte prismatica, quindi non c'è bisogno di grandi difficoltà. L'unica cosa per fare la parte di sopra è dare un po' di proporzione alle linee, va bene? Però formale, questo sono i stessi pezzi, sono due componenti diversi, Tu perdi colpi di utra. A parte proprio nel rettangolo c'è anche da fare il foro per la vite. Sì, no, staccato. Ma a parte sono collegati con la vite. Questo mi da farne mezzo e poi rivoluzione, e poi specchiarlo, va bene? Ok? La posatura si fa come prima, bisogna fidare le dimensioni, se questo è 10, posa. Questo è 6 circa. Tu prendi dire questo quant'è? Coso, questo è 35 e 3, 6, quindi è 6 volte, quindi è 60. 60, poi ciò, questo quant'è? Circa 2 volte, quindi è 20, e questo lo posso fare 4, va bene, lo posso, quindi ho quota 60 e 30. Questo qui lo fa 25. Questo qui lo fa 20. Specchio, specchiatura intorno a questo. Ok. Bene, questo lo fa per costruzione, se non lo voglio levare a me non mi dà noia. Ok. Bene, a questo punto questo è fatto, questo è un po' troppo grosso. Coso questo. Questo se lo facevo prima, non l'ho fatto ora, quindi non mi tocca fare la doppia posatura. E c'è un altro trucco per fare la doppia posatura, se questo lo fa di 4 per non avere la doppia posatura posso pigliare questa linea e questa linea, me l'ha già fatto lui, se no per sicurezza lo metto con Linari, va bene? In modo che se domani vuoto uno mi si vuota anche l'altro. Bene, se voglio posso lavorare un po' sugli smussi. Smussare alcuni angoli, va bene, o se no metto smussi non quotati nel disegno e me ne frego, se non ritengo rilevanti. Esco, lo spessore qui è qui, mettiamo sia più o meno uguale di 10, va bene? Quindi, estensione base di 10, va bene? E me lo dà lui, ok. File, salva un nome. Testa. La cosa interessante è l'assieme finale, se ce la può farvelo. Mi manca ora il braccio. Ah sì? A fare il foro qui lo posiziono. No, in mezzo della parte sotto forse, sì. Mi metto qui, schizzo, prendo la mezzeria, converto entità.
lo mettono in mezzo. Questo control, punto intermedio, questo orizzontale, ok. Bene, a questo punto metto un punto qui, bene, ok, esco. Tasto destro, controllo sia vista, sì, cioè, reazione guidata fuori, sì, oro passante, ok, poi gli dico la vise, perforamma schiare, sì, M8 sì, passante no, cieco. E gli dico il rispetto, voglio tutto il foro, voglio il foro solo filettato, voglio solo il foro filettato. E deve essere lungo, se ho preso la vite di 20, una parte me lo prende lo spessore di qua, prendiamolo di 15. E lui mi fa lui l'estra forza, la calcola lui, se no così me lo fa standard, va bene? Ok, posizione qui. Il punto qui, ok, ripetizione, ora una cosa mi sono scordato di fare, specchiatura, specchio, ma nel senso di dovrei fare un piano intermedio, se non me lo fa, non c'è riferimento, piano, questo, intermedio, comunque, le specchiature anche se sembrano più risparmi tempo, serve se tu fa la modifica uno, poi tu modifichi tutto, quindi è sempre conveniente usarle queste cose, anche invece di ripetere, va bene? Perché seppur la può sembrare quasi una perdita di tempo, però, ok, domani se lo... Te lo trovi, ne fa uno, modifi l'altro, va bene, te le lega. Ok, c'è più niente, c'è da filettare, tasto destro, dettagli, via interessante, filettatura osmetica, la filettatura non va fino in fondo, quindi inserisci, forse era meglio filettare e poi fare la specchiatura, qui è un piccolo errore, ormai non l'ho fatta così, ma insomma, a questo punto si fa impostazione filettatura, ti dai bordo, ma la vita sarà presa di 8 o di 6? Sarà presa di 6? Mi sei. C'è quella piccolina, dicevo. Non sbagliamo. Perforo a maschiare, modifica funzione. M6. Ok. Inserisci in notazione filettatura. E qui ora prendo il bordo. Mi piglia M6, ok? Fino alla prossima, no? Cieco due volte il diametro, va bene? Che vorrebbe dire cieco? Vorrebbe dire non arriva fino in fondo, ma fa due volte il diametro e lascia l'estraforza, vedi? Ah, ok, ti lascia lo smusso. Qui uguale, ora io cosa devo fare? Lo specchio lo devo leare e lo rispecchio dopo filettato, va bene? Quindi rifò lo specchio. Specchio. Faccia piano, funziona a specchiare, ma io uso questo, funziona a specchiare, preforo da maschiare, ok, che già aveva la filettatura, va bene, vediamo, ok, così a posto, lo posso salvare, vai, salva, e siamo a posto, resta da fare il braccio, allora questo qui quant'è? Se questo è 60 lo fa 80, va bene, quindi vai, nuovo, ora un po' più veloce se no volevo fare l'assieme, era interessante l'assieme, allora il faccio questo, allora non mi ha tutto manale anche per me, la vecchiaia fa brutto effetto, mi metto le cose, madonna. Allora, ta, non sono disegnatore purtroppo, sono un liceale, quindi sono un mezzo ingegnere. Qui mi devo ricordare delle misure ho messo di là, speriamo di ricordarmene.
verticale, non mi ricordo le misure, ma insomma, ma chi sei voi? Allora, cosa questo? Questo, che spessore lo faccio? Allora. Questo punto incidente. Quindi, perfetto. Fattolo volevo io. Ora devo posare questa gamba qui, questo spessore qui. Qui lo smusso. Allora, questo di quanto lo fa, cosa? Questo lo poso di là, farò tre cose intelligenti per tirarlo di là, quando poso questo ci metto in meno davanti, meno 4, anche troppo. Questo lo poso. Rotto, ok, qui ci siamo, poi questo l'ho fatto, questo l'ho fatto e questo l'ho fatto, poi tiro su questo, ok, allora riferimento, questo. Poi ho questo incavo. Deve essere quello che copri. Eh? Deve essere quello qua. Però volevo fare un'altra cosa. Questo, questo. L'incontrario. Questo lo posso all'incontrario. Cosa? Meno 3. Invio. Ok. Questo punto, questo qui che l'avevo fatto, 20 meno 4, mettiamo se non me lo ricordo quant'era. 20 meno 4? Non me lo ricordo, vabbè. Andiamo a ricordarsi, 16, facciamolo 16. Cosa mi torna, se non si lo dice. 16. Poi fa questo. Andiamo all'incontrario. Meno 4, ok, perfetto, questo è fatto, va un po' allungato, si è detto che tutto si fa lungo una novantina, se questo io ho fatto 90 lo facciamo 120, cosa? Che qui c'è questo doppio incavo 4 4 ok allora devo fare 16 questo facciamo questo lo levo questo lo vuoto. Questo e questo collinare. Ora mi garba. Più largo, un po' più largo va bene. Questo lo poso ora. Sotto dei panni di chi? Beh, garbo. Allora, questo si è detto. Queste cose vanno tutte riviste, perché me le devono fatte di là. Sì. Ok.
questo qua cosa dopo vanno tutti risistemati. Va bene, questo è il piede. Prima c'era, prima c'era. Ora aveva fatto una doppia estrusione, estrudo. Questo è fatto di 20, vero? L'estrusione base di 10. Questo di 10. L'estrusione base di 10. Ok. Ancora c'è una chiesa di verità. Ok. Sì? Ma hanno fatto questa parte qua. Quale? Il dentino quello sotto. Sì. L'hanno fatto incapace. Capace è visto, ragazzi. Capace è un ragazzo. Mi dicevano non l'aveva fatto. Io ma l'aveva fatto prima. Però prima sì, ora l'ha tolto. Sì, non sapevo un po' che l'aveva fatto. Il chiosso sembra un giovane. Ora con questo stampello. Anche ma domandate. Che sembra? Ah sì. Ok, beh, esco. Ok, ora l'unica cosa per fare l'altro pezzo, se posso fare, riprendo il coro proprio. Il taglio in fondo, accanto al dentino. Ora devo fare lo smusso. È vero. E prendo questo qua, se me lo prende. Me lo prendo io, me lo prendo questo. E fa un'estrusione, vedete? Rastremata, conica. Ok? Ma non me la fa così, non la voglio fare così. Non me la fa. Allora, un po' così. Lo tolgo dallo schizzo, mi levo il problema. Questo qui lo levo. Allora, banale, non è banale, non è banale, non basta fare eh no, perché se lo vuoi vedi è leggermente rastremato, quindi bisognerebbe farlo o lo fa così veramente l'estrudo normale, l'estrudo normale non è banale. Si fa tutto, ma voglio fare un po' più scientifico. Allora, fa l'estrusione normale di questo, va bene, poi se tu lo vuoi rastremare, tu prendi questo, raccorda, smussa, smussi, eccolo qua, gli dai questo e questo,
che gli dà uno smusso simmetrico di 5. Vediamo se viene. Ok, un po' troppo, vedi? Quindi lo ripiglio, modifica, diamolo di 2. Ok, vedete che è smussato. E qui è smussato in base a che? Se io se lo voglio fare che smussi sugli angoli, vedete leggermente smussato, no? Ho fatto di 2, vediamo se me lo fa da tutte e due le parti. No, bisogna prendere. Non importa che si lo faccia Luigi. No, è meno bello. Questo. Ripetiamolo. Come ti dà riferimento, piano. Questo. Questo. E poi direzione di dare, specchio. Intanto vengo su anch'io. Riparti, vai, fammi vedere il provvisorio. Ti dicevo, Maurizio. Aspetta, sto facendo la registrazione, aspetta. Non me l'ha presa. Vabbè, non lo figlio, scusa, perché sono maestro a salire, poi lo finisco. Sì, smusso, registro. Accordo, smussa, 2, 2. Si prova di tutto, vedete se hanno... Ok, questo, con questo. Ok. Ok, a questo punto si salva, controllo 1. Vai. Salva un nome, tieni, e poi si finisce di fare l'assieme la prossima volta. Ok, manca il foro. Andiamo a fare il foro. Il foro lo devo mettere in uno spazio centrale rispetto a questo, quindi io mi metto su questo piano. Questo lo finiamo la prossima volta, fino a fare l'assieme, va bene?